mettere insieme tutte queste componenti per noi è una grande opera, è quello che abbiamo sempre perseguito all'interno dell'Unità, l'attenzione alle persone fragili. Mette insieme 170 minori, 140 genitori e altrettanti volontari tra medici, paramedici e clown, e avrà il treno dei bambini, il pellegrinaggio dell'Unitals, interamente dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. Iniziativa ripresa dopo la pausa forzata a causa della pandemia, che dal 16 maggio al 22 porterà fino alla grotta di Massabiel i più piccoli. Quando ci sono questi personaggi la cosa diventa davvero speciale, perché loro sono l'anima di questo pellegrinaggio e daranno il quid a quello che sarà davvero un evento straordinario per i bambini, perché il linguaggio di un pellegrinaggio per i bambini è diverso da quello degli adulti. Due convogli previsti, uno partirà da Reggio Calabria e l'altro da Bari, che si uniranno a Ventimiglia. Per allietare i più piccoli ci saranno i volontari clown sulla scorta della favola di Pinocchio. Questi treni saranno curati meglio nella loro marcia, nella loro predisposizione, nelle pulizie a bordo, il pulitore viaggiante.